Buon primo giorno del resto della vostra vita, miei cari. Ogni anno circa 1 milione di esseri umani crepano a causa di malattie di cui diversi artropodi sono vettori. E con la globalizzazione sarà molto difficile tenere segregate nei luoghi d'origine certe malattie o parassitosi che fino a poco tempo fa sarebbe stato impossibile vedere fuori dall'uscio di casa. Per la festa dei morti, ecco quattro mortiferi ematofagi. Cimice dei letti. Cimex lectularis è un rincota eterottero che possiamo trovare, a nostro discapito, in molte stanze di alberghi e hotel. Questa piccola cimice si limita a assaggiarci mentre stiamo dormendo. E possiamo riscontrarla dalle molte macchiette che possiamo vedere su federe e cuscini, queste causate dai suoi escrementi. Non porta malattie particolari, anche se studi dell'ultima ora hanno riscontrato che potrebbe essere un buon vettore per la malattia di Chagas, una parassitosi del Centro e Sud America, di cui i vettori sono i famosi kissing bugs, degli altri eterotteri reduvidi. Beh, c'è solo da sperare che la malattia di Chagas non arrivi in Italia. Speriamo. Zecca. Col nome di Ixodida riconosciamo le zecche, degli acari ematofagi presenti in tutto il mondo. Ectoparassiti di molti animali, capita che si cibino anche dell'uomo. Questi piccoli animaletti sono portatori di qualcosa come 6-7, se non di più, malattie, tra cui il morbo di Lyme, malattie che sicuramente non esistono per essere nostre amiche. Inoltre, una volta finito il pasto di sangue, questi piccoli artropodi diventano delle enormi otri piene di sangue nostro e di chissà quale altro vertebrato. Mosca zezzè. Col suo apparato boccale, lambente succhiatore, questo è uno dei flagelli d'Africa. Appartenente al genere Glossina, un genere di ditteri, è un vettore per la malattia del sonno, il cui vero nome è Trypanosomiasi africana. Questa è una malattia parassitaria causata da Trypanosoma brucei, un protozoo che ama sguazzare nel sangue di molti animali, tra cui l'uomo. Zanzare. Per ultime non si possono che citare loro, un autentico flagello con le ali che arriva ad uccidere più di 700.000 persone l'anno. Le malattie che portano le zanzare sono molte e divise per genere, un accurato e ordinato schedario di atrocità e sofferenze. Le Anopheles sono vettrici per la malaria, le Aedes sono vettrici per dengue, chikungunya, febbre gialla e l'ormai rinomato virus Zika. Le Culex sono vettrici di diverse filariasi e della West Nile. Tra l'altro, nel nord Italia la febbre del Nilo occidentale è diventata endemica e le nostre Culex sono delle ottime vettrici. Ormai le zanzare hanno libero accesso a tutto il globo terracqueo. Speriamo che con questo non diano libero accesso anche a tutte queste malattie. Anche se purtroppo. Beh, con questo vi saluto e vi ricordo di lasciare un like, condividere ed essere sempre più verdi. E se vi diventa verde anche la vostra carnagione, questo potrebbe essere l'ultimo saluto del vostro fegato.